Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di TV1. Oggi venerdì 20 settembre, secondo appuntamento con la rassegna stampa a cura del quotidiano online newsstown.it. Io sono Mattia Fonsi. Andiamo subito a leggere le prime pagine in edicola eh, stamane e iniziamo con, come sempre con il Centro Quotidiano eh, d'Abruzzo che ehm, apre con, eh, con la cronaca di Teramo, per l'esattezza di Giulianova, tenta lo stupro, eh, prete in cella, vice parroco di Giulianova, accusato da una cinquantenne. Eh, la fotonotizia del, del centro Guinaldo d'Abruzzo, Il sogno dell'Aquila a capitale europea della cultura 2019. La città dell'Aquila è ufficialmente in corsa per diventare la capitale del, eh, europea della cultura per il 2019. Il dossier è stato presentato ieri al eh, MIBAC. Oggi viene consegnata la versione in inglese. Per l'Aquila sarebbe il coronamento di un sogno dieci anni dopo il sisma, e quindi, questa era la eh, fotonotizia della prima pagina del centro. E sulla spalla destra è un'intervista che andremo a vedere dopo all'interno eh, al nuovo rettore Paola Inverardi, più corsi di laurea a numero chiuso, e mentre eh, in, per quanto riguarda la cronaca di eh, Sulmona, l'impegno del prefetto per il Tribunale è in corso, come sappiamo, eh, lo sciopero per la difesa del, eh, tribuna, della sede del Tribunale a Sulmona da parte appunto degli avvocati del tribunale stesso. Ma eh, andiamo a vedere la eh, cronaca dell'Aquila sul centro che apre con eh, appunto come dicevamo il, il neo eh, rettore Paola Inverardi così cambierò l'università. Paola Inverardi più corsi di laurea a numero chiuso stop alla gratuità per per tutti, delle tasse maggiori scambi culturali. All'interno, una, ehm, una lunga intervista alla, al nuovo rettore Paola Inverardi: più corsi di laurea a numero chiuso, stop all'esenzione. Eh, delle tasse per tutti, maggiori progetti e scambi con altre università. Sono solo alcuni dei provvedimenti che intende attivare fin dai prossimi mesi il nuovo rettore dell'Ateneo, appunto Paolo Emberardi, che sostituisce il eh, lungo corso di Ferdinando di Orio. Eh, quale sarà la questione che affronterà eh, per prima? Una volta preso servizio, chiede eh, la giornalista Michela Corridore, la Inverardi risponde, si dà soprattutto alle facoltà eh, che assorbono anche la domanda eh, di chi non è rientrato ai corsi per il numero programmato, quindi eh, il nuovo rettore comunque favorevole al numero di programmato anche, eh, per, soprattutto per i corsi di laurea con un numero alto di iscritti è inevitabile introdurre il numero programmato per questa non l'abbiamo fatto perché c'erano margini di manovra consentiti dalla legge e questa era l'intervista appunto a eh, Paola Inverardi. In basso, eh, legge di stabilità decisiva, la senatrice Pezzomane interviene eh, per i, sui rapporti appunto, del, eh, del governo con, la, eh, con i fondi per la ricostruzione. Pezzomane soldi subito, ecco i numeri della ricostruzione. Per la rinascita e il completamento della ricostruzione dell'Aquila le risorse mancano, ma vedremo cosa fare la prossima settimana in vista della preparazione della legge di stabilità. Lo ha annunciato appunto la senatrice del PD, Stefania Pezzopane, intervenendo alla presentazione eh, presso la sede del Senato del volume MISAC dedicato alla ricostruzione post-sisma in Abruzzo. E eh, continuiamo con la cronaca dell'Aquila, un'altra intervista del centro allo storico Clementi. Clementi va ristrutturata tutta l'antica cinta muraria, l'argomento eh, è caldo e riguarda soprattutto mh, la, la, insomma, i lavori che, che si vogliono fare, a, eh, che il Comune intende fare per... Eh, Uh, rimettere alla luce Porta Barete nella zona di Via Roma, lo storico ed ex docente universitario, bene riportare alla luce Porta Barete, ma questa <coughs> è l'occasione anche per cancellare tanti gravi abusi fatti in passato. L'idea di riscoprire Porta Barete e restituire alla città parte del suo antico volto nascosto piace molto allo storico ed ex docente dell'Università di Storia Medievale Alessandro Clementi, un cultore della materia che ha pubblicato numerosi volumi sulla storia e l'urbanizzazione eh, dell'Aquila. Quindi Clementi si dice favorevole alla proposta del comune volta a ridisegnare l'assetto della zona con il recupero di Porta Barete e il, il livellamento del primo tratto di eh, Via Roma. Sulla spalla, eh, sempre sulla cronaca dell'Aquila all'interno del centro, una notizia che riguarda la provincia e il turismo. Turismo al via libera ai progetti eh, della provincia. La Presidenza del Consiglio con decreto del Capo Dipartimento del Turismo ha approvato la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento nell'ambito del bando eh, che prevede appunto 10 milioni di euro per il potenziamento il sostegno la realizzazione e diffusione dei servizi innovativi in favore dell'utenza turistica e quindi appunto stiamo parlando di eh, un progetto di 800 mila euro per la provincia dell'Aquila eh, il cui cofinanziamento è stato di 400 mila euro siamo soddisfatti per l'importante risultato ottenuto eh, dice il presidente della provincia Antonio del Corvo perché era un bando nazionale molto selettivo in basso, eh, sempre sul centro, Mantini, eletto nel Consiglio della Giustizia Amministrativa. L'elezione eh, del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa mi onora e mi impegna in una serie di responsabilità del lavoro, l'ha dichiarato Pierluigi Mantini, mh, poco dopo essere stato eletto alla Camera, dalla Camera dei Deputati a ricoprire questo nuovo incarico, un parlamentare abruzzese. Ovviamente. E in alto eh, parliamo dei Nove Martiri e quindi della, della, della celebrazione, de, della commemorazione per il settantesimo anniversario della, della uccisione dei Nove Martiri Aquilani. Lunedì 23 settembre alle ore 9 nel piazzale dell'Itis Medeo di Savoia, Duca d'Aosta, a Colle Sapone ci sarà l'alza bandiera, ricordo. In particolare di Fernando Della Torre, eh, studente ebreo che aveva frequentato il Reggio Istituto Industriale, appunto, l'attuale eh, Itis. E continuiamo con, eh, con la lunga pagina dedicata all'Aquila del centro, con una notizia eh, destinata a far discutere, eh, stop ai lavori sul fiume Aterno, dal Tribunale delle Acque si è ricorso i giudici in zona coppito, opere sproporzionate alle esigenze. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, competente eh, sulle controversie riguardanti eh, i bacini idrici, ha annullato gli atti riguardanti un appalto di diversi milioni finalizzato alla messa in sicurezza contro alluvioni del fiume Terno e del torrente Raio. Il progetto riguardava la realizzazione di enormi vasconi con alti argini per la lunghezza di diversi chilometri attraverso Coppito, Pettino, Pile, Canzatessa e San Vittorino, quindi diciamo che molte, avrebbe attraversato molte zone eh, della città, soprattutto a ovest. Mentre eh, sulla spalla sinistra della, della cronaca dell'Aquila associazioni culturali al via al censimento è partito da parte del settore politiche sociali e culturali del comune, un censimento delle associazioni culturali, ciò allo scopo di aggiornare eh, l'elenco pubblicato sul sito internet del comune dell'Aquila e quindi offrire questo servizio appunto, di censimento delle, ehm, delle associazioni culturali del territorio aquilano. Mentre eh, alle 15 ci sarà mh, sempre all'Aquila ovviamente il consiglio comunale, eh, quindi, una nuova convocazione del Consiglio Comunale, la prima dopo la pausa estiva. All'ordine del giorno, la ratifica dell'accordo di programma per la realizzazione del parco urbano di Piazza d'Armi. La ricognizione sullo stato eh, del, di verifica dell'attuazione dei programmi degli equilibri generali di bilancio per l'esercizio finanziario 2013, nonché l'esame dell'atto indirizzo finalizzato all'adeguamento dei statuti di società partecipate. Quindi si parlerà in Consiglio Comunale, soprattutto eh, di, de, appunto del Parco Urbano di Piazza d'Armi, delle società partecipate e del eh, bilancio comunale. E a proposito di eh, bilancio. E sempre il centro eh, dedica un lungo spazio alla conferenza stampa tenuta ieri da, eh, dal consigliere comunale dell'Italia dei Valori, Angelo Mancini, che eh, appunto, eh, attacca l'amministrazione la, e soprattutto l'assessore al bilancio, Lelio De Santis, eh, debiti fuori bilancio, scontro sui dati. Mancini, i DV sono 16 milioni e non 14 come previsto. È evidente ormai il caos che regna nell'amministrazione comunale. Queste le parole del eh, consigliere comunale. Mancano più di 2 milioni nel calcolo dei debiti fuori bilancio del comune dell'Aquila, che ammonterebbero a 16 milioni e non a 14 come si evince nel bilancio di previsione. Debiti. Uh, di cui il Consiglio Comunale non sa nulla che testimoniano il caos nel bilancio dell'amministrazione comunale, quindi un, uh, un attacco duro all'amministrazione all e al all'assessore all della Giunta L'Elio De Santis. A denunciare la situazione ancora una volta il consigliere di L'Aquila oggi e uh, il DV Italia dei Valori Angelo Mancini che ieri in una conferenza stampa da solo perché in questa città dice mancini nessuno ha più il coraggio di parlare ha promesso battaglia già da oggi in consiglio comunale dicevamo eh, poc'anzi il consiglio comunale che si svolgerà a partire dalle ore 15 presso eh, la sede del, del consiglio appunto a villa gioia è pronta la replica anche di eh, dell'assessore che eh, fa un contrattacco e, eh, appunto accusa di disinformazione e terrorismo politico. Il consigliere Mancini che appunto fa solo terrorismo politico sciolinando cifre e dati interpretati a piacimento con il solo scopo di attaccare sul piano politico l'amministrazione comunale. Quindi eh, non si è fatto attendere la replica dell'assessore al bilancio Lelio De Santis nella parte centrale della pagina un tema caldo in queste settimane: centrale a biomasse proroga per i lavori. Eh, si tratta di un intervento da parte del gruppo consigliare Appello per L'Aquila, il Comune ora eh, dice no, ma perché non chiede alla Regione di fermare l'opera? È un attacco del, del, del gruppo appunto consigliare della Lista Civica Appello per l'Aquila. Eh, l'amministrazione comunale e l'assessore Moroni, in particolare, ora sostengono di essere stati contrari da sempre alla realizzazione di una centrale a biomassa a Bazzano, ma continuano a mancare le azioni conseguenti a tali dichiarazioni. Quindi, l'amministrazione viene accusata di, eh, di incoerenza dal gruppo di opposizione Appello per l'Aquila. Mentre in basso abbiamo una, eh, una notizia di cronaca, giovane coppia eh, denunciata, marito e moglie sorpresi a trasportare eh, ferro senza autorizzazione. E andiamo avanti con eh, la, il centro e la cronaca dell'Aquila, mm, il tema è la sanità. Terapie del dolore nell'ex OMPI, eh, un annuncio del manager dell'ASL Giancarlo Silveri nella struttura posti letto per cure palliative. La struttura appunto è l'ex OMPI, eh, sarà all'Aquila con 11 posti letto riservati a mani terminali che necessitano di cure palliative e dell'utilizzo della terapia del dolore. Sarà operativa appunto entro l'anno, questo è l'annuncio del direttore generale dell'ASL. Del, di L'Aquila Vezzano Sulmona, Giancarlo eh, Silveri. Mentre eh, c'è comunque eh, al, uno dei temi che sarà affrontato oggi in Consiglio Comunale, quello appunto del parco urbano di Piazza d'Armi, c'è anche un comitato cittadino che interviene. Nella fattispecie eh, Carlo D'Emilio, portavoce di un comitato cittadino eh, da sempre eh, attento alla zona di Piazza d'Armi, li ricorderete: erano, eh, era lo stesso comitato che eh, si oppose al senso unico che ora eh, circonda l'anello di Piazza d'Armi. E appunto andiamo a vedere: eh, solo verde pubblico nell'area di Piazza d'Armi, dopo eh, la gioia di qualche anno fa per l'acquisizione di Piazza d'Armi da parte del Comune dell'Aquila, ciò avvenne nel 2006. E con la promessa di realizzare un grande parco urbano nella città, ora arrivano i dolori. Si legge nella nota di, De Milio, eh, di Carlo D'Emilio, che chiede solo verde pubblico, quindi eh, si oppone anche alla, eh, alla chiusura, ai soli tesserati della pista di atletica di eh, Piazza d'Armi. Mentre in alto, tra le brevi, un ringraziamento del Museo Rugby Club Vecchio Cuore Nero Verde che ringrazia eh, gli organizzatori per la manifestazione Tre giorni in piazza, in piazza Ovale, la manifestazione che sappiamo ha coinvolto... Piazza Duomo e tutti gli appassionati del rugby lo scorso weekend e che ha avuto un eh, discreto successo di eh, pubblico. Ma andiamo a, ehm, a vedere la, la, la pagina abruzzese con uno speciale, eh, uno speciale da parte del centro sull'Aquila eh, Capitale Europea della Cultura. E appunto il centro che appunto apre nella, nella, nella prima pagina con la foto notizia di Golemaggio anche all'interno ci sono ben due pagine dedicate alla presentazione eh, da parte del, appunto del comitato promotore del, della candidatura dell'Aquila a Capitale Europea della Cultura l'Aquila e il resto d'Italia che corsa tra le candidate il comitato promotore presenta al governo il dossier sul capoluogo abruzzese. Oggi all'auditorium del castello incontro con la cittadinanza ecco le eh, sfidanti. La candidatura riguarda l'anno 2019 che sarà appunto anche la ricorrenza, come tutti sappiamo, del decennale del terremoto del 6 aprile di, eh, del 2009. E sempre all'interno dello stesso speciale ci sono voci... Ehm, anche esterne che eh, appunto dicono la loro sull'Aquila eh, candidata a capitale europea della cultura, Altobelli lo merita per la sua forza. La modella è una modella presentatrice e cantante originaria di Sora che a casa ha colpito e molti suoi amici studiano all'università. Così dichiara eh, Valeria Altobelli e eh, che ha sostenuto la candidatura della città dell'Aquila, capitale europea della cultura, anche all'interno del programma di Rete 4 eh, Forum a fianco di, eh, della giornalista Barbara Palombelli. Mentre eh, questa, questo era appunto un endorsement all'Aquila, all capitale europea della cultura, mentre una critica a questa candidatura proviene eh, dal critico d'arte, appunto eh, Vittorio Sgarbi. Lo sgarbo di Sgarbi, non siete pronti, preferisco matera, il critico d'arte, l'Aquila non ha bisogno di contentini, serve un governo che ne ordini finalmente eh, la rinascita, quindi appunto una eh, critica eh, del sempre provocatorio Vittorio Sgarbi, mentre appunto la, il personaggio politico, il referente politico che ha voluto eh, di più questa candidatura, cioè l'ex assessore alla, alla cultura del Comune dell'Aquila, adesso senatrice Stefania Pezzopane, Pezzopane dateci un'altra possibilità. La senatrice PD è presidente del comitato promotore, ora le istituzioni. Facciano di più, quindi c'è un'intervista appunto eh, del centro a Stefania Pezzopane. E c'è spazio anche in, in questo speciale sulla candidatura dell'Aquila a capitale europea della cultura nel 2019 anche per uno sguardo alle altre città. Eh, ci sono 21 candidate in Italia, quindi moltissime, e solo una sarà a capitale europea della cultura nel 2019. Il centro eh, va a espulsione tre eh, delle candidate, Perugia Assisi, sì, sì, un modello di, ideale di città europea, Lecce, la Puglia e la Sapienza del Confine e Siena, un polo scientifico tecnologico di punta. Ma ce ne sono tante altre, tante altre, come sappiamo, come abbiamo visto anche dalle dichiarazioni di Vittorio Sgarbi, eh, c'è anche Matera. Sempre nella pagina abruzzese, eh, il re, mh, un, un incontro che c'è stato per presentare il, appunto, il report del, del trimestre dell'economia abruzzese del, del Cresa, l'istituto di ricerca sull'economia e sulla società appunto, abruzzese, che c'è stato ieri. Il Cresa in Abruzzo si salvano solo le grandi imprese, economia sollecitate misure urgenti, quindi appunto, si fa un appello alla politica affinché eh, adotti delle misure per il rilancio dell'economia regionale e a proposito di politica eh, il governatore Chiodi interviene anche sulla, sulla, sulla politica nazionale, Chiodi ora servono riforme o il governo stacchi la spina? Se la strada delle riforme viene rallentata è meglio staccare la spina a questo governo. Insomma, o il ministro Quagliarello ce, lo fa in tempi brevi, ce la fa in tempi brevi oppure è meglio farla finita. E questo è il pensiero del eh, governatore Gianni eh, chiodi. Andiamo velocemente a vedere la pagina dello sport eh, abruzzese con eh, la con la prima divisione e l'Aquila Calcio, che ben sappiamo quest'anno è neopromossa in prima divisione, l'Aquila Gallozzi spera nell'esordio contro Lascoli. E Gallozzi è il neo acquisto eh, dell'Aquila. Marco Gallozzi è un classe 1988 di ruolo centrocampista. Il neoacquisto è cresciuto nel vivaio del club bianconero, appunto Lascoli. Non sono ancora al top, ma se dovessi giocare sarei. Felice, è questo quello che dichiara il ehm, nuovo acquisto dell'Aquila Calcio Gallozzi. Dopo la partita in famiglia disputata ieri a Ranghi Misti con una rappresentativa della Guardia di Finanza locale, l'Aquila vive oggi l'antivigilia del quarto turno di campionato dopo Prato, Lecce e Pisa. In programma dopodomani ad Ascoli, trasferta Ostia dal sapore antico e ricordo delle sfide di inizio 2000, in, quello che era, in quella che era la vecchia C1 e che ora si chiama eh, Prima Divisione. Mentre, eh, sempre per quanto riguarda eh, la eh, prima div la Seconda Divisione, Ragni l'ex che prova a parare il piede, il portiere di Tortoreto è stato Nero Verde. Ha eh, militato ehm, nelle fila del Chieti nel 2009 in B nel Pescara di Zeman e ora difende i pali dell'Aprilia che affronterà il Chieti proprio nel eh, prossimo turno di campionato. l'estremo difensore è stato allenato da Dimeo Meo ad Andria. E abbiamo concluso con, con il centro quotidiano d'Abruzzo. Andiamo a vedere velocemente il, la prima pagina del Messaggero che apre con eh, le regionali a differenza del, del centro il regionali voto a marzo alle urne il 9 e il 10 marzo appunto per evitare sovrapposizioni con le elezioni comunali quindi non ci sarà eh, evidentemente l'election day tra eh, comunali e regionali a ottobre però la decisione definitiva dopo l'incontro tra eh, chiodi e i partiti e così intitola eh, apre il, il messaggero d'Abruzzo Mentre c'è spazio anche sulla prima pagina del Messaggero per l'incontro um, che ha tenuto il Cresa per presentare i dati dell'economia abruzzese dell'ultimo trimestre, retra l'industria la frenata conti continua. Cresa, i dati del secondo trimestre, mortalità imprese, numeri pesanti. Anche qui eh, il titolo con cui apre il, um, il centro è sulla spalla della prima pagina del Messaggero. Violenza sessuale ad Assisi è di Giulianova, il prete che è stato arrestato, quindi una notizia di cronaca. E nella pagina dell'Aquila, del, um, del Messaggero d'Abruzzo, eh, ovviamente, anche qui si apre con la ricostruzione, si apre con i dati della ricostruzione e quindi anche con il continuo balletto di, di cifre, di dati che ci sono eh, in questi giorni, che c'è in questi giorni, a partire dalla polemica eh, tra l'assessore la, alla ricostruzione Pietro Di Stefano e il, um, il responsabile dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Paolo Aielli. Il messaggero intitola Per rinascere servono subito 3,2 miliardi all'importo totale delle pratiche presentate dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione. 3 miliardi, 211 milioni e eh, spiccioli passa da questa cifra all'avvio della ricostruzione pesante dell'Aquila. È l'importo eh, che somma tutte le richieste di contributo per edifici privati finora pervenute, a cui inevitabilmente se ne aggiungeranno altre centinaia. Nei prossimi mesi arriveranno ben 900 schede parametriche e finora erogati 269 milioni. E in questo articolo, appunto, ci sono tutti i dati sulla ricostruzione, delle cifre snocciolate eh, dalla, da Stefano Dascoli del Messaggero. Mentre, ehm, Sull'articolo sull a, a destra appunto del, eh, del, dell'articolo di apertura della cronaca dell'Aguida del Messaggero, equilibri di bilancio Mancini molto critico e si fa riferimento appunto alla conferenza stampa che ha tenuto ieri il consigliere Angelo Mancini in cui ha attaccato duramente l'assessore al bilancio Lelio De Santis e tutta l'amministrazione comunale. Ne abbiamo parlato prima lungamente nella, eh, nella, leggendo, sfogliando le pagine del centro. E sempre una notizia appunto che c'era anche sul, sul centro Fiumi Aterno e Raio stop alle vasche, il, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche accoglie il ricorso di un comitato quindi questa era la pagina aquilana del messaggero mentre andiamo velocemente a eh, parlare anche delle elezioni regionali eh, che ci saranno eh, la prossima primavera il titolo con cui apre il messaggero eh, questa mattina Mattina, regionali a marzo per evitare la sovrapposizione con le comunali, data sempre più certa perché c'è chi vuole giocare due partite. Si andrà al voto per le elezioni regionali domenica 9 e lunedì 10 marzo, questo è quello che riporta il messaggero anche se ancora non c'è l'ufficialità. Niente, Election Day, quindi eh, riporta il quotidiano eh, abruzzese, a maggio il governatore Gianni Chiodi e i partiti di maggioranza e di opposizione hanno concordato di ritrovarsi ad ottobre per ragionare più serenamente eh, possibile. Sulla data del voto si aspetta di vedere principalmente cosa accadrà al turbolento governo di Enricoletta. Vale a dire se sopravviverà alla tempesta Berlusconi o se finirà sugli eh, scogli. Eh, appunto come dicevamo prima, dalla prima pagina, segue dalla prima pagina sempre il rapporto del Cresa: l'industria arretra la frenata continua, un articolo di eh, Marcello Ianni su Il Messaggero e eh, concludiamo questa, questa rassegna stampa con uh, uno sguardo anche alla politica nazionale. Abbiamo parlato del, 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 dell'allarme del governatore Gianni Chiodi alla politica, eh, nei riguardi della politica nazionale per, una <coughs> per delle misure. Più eh, ferre che, che possano rilanciare l'economia abruzzese, abbiamo parlato anche dei, eh, della, della senatrice Stefania Pezzopane appunto, che fa un appello al governo affinché si, dei fondi, si trovino dei fondi certi per la ricostruzione. Ma eh, diciamo che il Corriere della Sera apre con, eh, altre, con un altro argomento, e quindi non con il governo Letta, ma con le parole rivoluzionarie del Papa una Chiesa meno ossessionata dai precetti, dialogo con divorziati, omosessuali e con chi ha abortito. Quindi eh, Papa Francesco, eh, insediatosi appunto al Vaticano da pochi mesi, già eh, fa parlare di sé per, appunto, per questo atteggiamento che eh, non si può dire di certo, almeno eh, finora, conservatore, no all'ingerenza spirituale nella vita eh, delle persone. Mentre c'è eh, spazio ovviamente sul, sul, sulla prima pagina del maggiore quotidiano italiano anche per la questione spinosa del, del governo Letta e quindi del, del problema del, dell'interdizione appunto di Berlusconi. Letta su Berlusconi non è un perseguitato, eh, il cavaliere, il governo resta se rispetta i patti. Il Premier reagisce alle fibrillazioni della maggioranza dopo il messaggio tv di Berlusconi, il video messaggio appunto che ha fatto tanto discutere. Eh, in tutto il paese, Enrico Letta dice la sua sui contenuti più scomodi del discorso, spiega che in Italia rispettiamo l'autonomia della giustizia, che non ci sono. Perseguitati. Il Cavaliere, è tornato a Roma per inaugurare la sede della rilanciata Forza Italia, parla del governo. Ci restiamo se rispetta i patti. E questa, forse, è la notizia più importante di ieri: appunto, una, un, un, un ultimatum di Berlusconi al governo che appoggia nel, nel tendere a, ri, eh, a rispettare, nel chiedere il rispetto dei patti, appunto, agli alleati. E chiudiamo con, eh, sempre con la sanità del, del Corriere della Sera, Alzheimer, un milione di storie, i numeri nel nostro paese, viaggio tra famiglie e medici, domani è giornata mondiale, uno speciale del Corriere della Sera nel mondo di, eh, di una malattia eh, che coinvolge 36 milioni di malati nel mondo, appunto il morbo di Alzheimer, di demenza nel mondo, cifra che quasi raddoppia ogni due decenni, nessuna possibilità di, guarig di guarigione in vista almeno. Per, eh, per il momento. E, um, un ultimo velocissimo sguardo anche allo sport, come gli sportivi già sapranno, la notizia del giorno, eh, almeno quella con cui apre il Corriere dello Sport Stadio, è la vendita dell'Inter dopo tanti anni, eh, il presidente Moratti... Ha ceduto la maggioranza delle azioni al, um, a dei stranieri, quindi eh, imprenditori indonesiani. Venduta l'Inter eh, intitola il Corriere dello Sport. Accordo Moratti-Tohir, aggiorni le firme, è la fine di un'epoca, incontro decisivo a Parigi, ci saranno anche altri imprenditori indonesiani, il club entrerà in borsa, non resto eh, presidente, quindi comunque è la fine di un'epoca soprattutto per, eh, per i tifosi e gli appassionati eh, della squadra, della gloriosa squadra nero-azzurra. Il tempo a nostra disposizione è terminato per la rassegna stampa di oggi venerdì 20 settembre San Matteo. Vi auguriamo una buona giornata e una buona continuazione con i programmi di TV1.